questi non si stanno, diciamo, preoccupando di dire una sillaba del vocabolario italiano, una vocale, una consonante, niente, non rispondono a niente, come se fossero tutti vittima delle decisioni che si stanno prendendo a livello regionale. Però poi sappiamo che, come succede a Casoli, si esercitano delle predazioni politiche vere e proprie, perché, come sapete, no, i reparti di Casoli sono chiusi a Casoli, ma si spostano a Tis e Lanciano, quindi non è vero che si risparmierà niente, perché non si chiude niente. Se il reparto lo chiudevano, pure, siccome lo trasferiscono, vuol dire che i primari, i medici, gli infermieri, il costo di quei posti letti continueranno a essere gli stessi. Allora dove sta l'economia, i risultati? Dove sta? Da nessuna parte, c'è soltanto una predazione politica, perché lì ci stanno dei consiglieri regionali, a caso di questa rappresentanza non c'è. Però noi possiamo accettare questa cosa, noi cittadini di Guardia Grele o di Casoli o di Gissi o di Pescino o di Tagliacozzo, che siamo, tra virgolette, quelli che paghiamo le tasse come le pagano tutti gli altri della regione Abruzzo, quindi di Chieti, di Pescara, di Teramo, di Ortone, di Lanciano, di Vasto, della famosa costa. Facciamo tutto quello che ci si viene chiesto, contribuiamo al bilancio della regione, però non ci spettano certi diritti che sono sanciti dalla Costituzione italiana. Beh, io penso, non voglio fare proposte provocatorie, non è questo, diciamo, il mio compito stasera, però vorrei soltanto dire a tutti i cittadini che bisogna cominciare a svegliarsi più di quando non lo siamo stati fino adesso. Il 27 c'è una proposta della zona della Marsica, che il 27 forse si farà una manifestazione a Roma, perché si vuole andare a disturbare il Ministero, cioè dove vengono date le direttive. Io penso che noi, sia Guardia Grele che Casoli, se non l'avete fatto prima i pullman, non è necessario che il pullman lo faccia il sindaco, diciamo così. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo contribuito personalmente. Io poi non sono riuscito ad andare col pullman, perché il pullman si era riempito praticamente dei cittadini. Io ho portato la mia macchina piena di altri, però dobbiamo andare sicuramente a Roma, ma qui è arrivato il momento di mettere in evidenza che questa classe politica provinciale e regionale non è assolutamente all'altezza della situazione, e secondo me non ci possiamo assolutamente permettere. Io non voglio essere catastrofista, non voglio essere felice che cade il governo, però se può anche verificarsi che cade il governo, oppure il governo regionale coinvolto in questa, diciamo, nuova vicenda del terremoto, la ricostruzione, scandalo e quant'altro, e viene meno poi chi ha deciso di fare questa tragedia, questo cataclisma sanitario nelle nostre comunità, non ci sarà più come interlocutore, noi non riusciremo a ricambiare questa cosa. Quindi il momento è serio, delicato e merita un'attenzione importantissima. Dobbiamo essere pronti a intraprendere iniziative serie e concrete, e io dico questa volta anche di contestazione, perché non è assolutamente accettabile che noi paghiamo il conto di chi invece si è messo dei soldi in tasca, e oggi noi dobbiamo pagare il conto per queste persone. Quindi dobbiamo essere tutti pronti, incisivi, e se è necessario bloccare una strada, fare contestazione, diciamo così, vedremo che cosa si dovrà fare. Dobbiamo fare, perché noi siamo dei cittadini che hanno, da Costituzione italiana, gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini italiani. Quindi dobbiamo muoverci in questo senso. Restate con l'attenzione alla massima sensibilità e cerchiamo di trovare delle sinergie come territori per portare avanti delle iniziative. Perché io mi rifiuto di credere che la classe politica possa rinunciare ad ascoltare i cittadini che sono stati i loro elettori. Non ci credo.